Buonasera, buonasera a tutti e grazie di essere qua collegati con noi. Sono molto felice, sono anche emozionata di essere qui oggi a presentare questo lavoro e penso che questo sia il luogo ideale per presentarlo. Siamo allo Spazio Nota, nel cuore di Oltrarno, e cioè nella parte oltre l'Arno, vicino a Piazza Santo Spirito, a Borgo San Frediano. Abbiamo anche con noi molti amici che ci hanno sostenuto in questo lavoro. E soprattutto ringraziamo lo Spazio Nota che ci ospita e Pilar Lebole, la direttrice che è qui con noi. E poi abbiamo Francesca Boldri dal Villa La Pietra, che ringrazio, e una nostra vicepresidente all'Associazione Culturale del Palmerino, Monica Ottino, che è in sede. Questo è un lavoro finale di un percorso che è durato 3 anni. È iniziato nel 2017 con la mostra della bottega sugli angeli che abbiamo fatto al Palmerino. In quel momento l'avevamo documentato, ma non era mai potuto compiersi. E invece, quest'anno, con un progetto che ha sostenuto il Comune di Firenze e soprattutto l'assessorato al turismo, che ringraziamo per valorizzare i luoghi e le storie meno conosciute della nostra città, siamo riusciti a completarlo e a portarlo, diciamo, alla luce. Quindi questo documentario è veramente un lavoro di tantissime persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. E vorrei ringraziare naturalmente prima di tutto i realizzatori, che sono il regista Pier Antonio Gottardo, qui con noi, dopo avremo modo di sentirlo, e Leonardo Settimelli. All'interno di questo progetto c'è il nostro partner di sempre che è Advancing Women Artist, e Linda Falcone veramente è stata di grande supporto. Insieme vorrei ringraziare Margaret McKinnon che ci ha sostenuto e Donna Malin. Oltre alla fondazione, appunto, OMA, allo Spazio Nota e all'Osservatorio delle Arti OMA, la Fondazione Casa di Risparmio di Firenze era stata partner di questo progetto nel 2017, e quindi sono tante le voci che dovrei ringraziare, ma le troverete tutti all'interno dei ringraziamenti alla fine del documentario. Io vorrei solamente, in tutti questi ruoli che ho coperto in questo lavoro, ricordare quello forse più che mi tocca di più, che è quello di essere la nipote del protagonista di questo documentario. E avere scavato nell'archivio di un nonno che non ho mai conosciuto, mi ha dato delle risposte anche su chi sono io e sulla nostra storia. E questo potrebbe essere un omaggio e un messaggio anche in questi momenti molto difficili per tutti noi, comunque un messaggio di non dimenticarsi chi siamo, non dimenticarsi anche che le persone prima di noi hanno avuto momenti difficili, li hanno superati, e anzi, ci sono delle storie di successo che sono venute fuori dalle difficoltà. Ed è questo che vorremmo come associazione restituire, e speriamo di riuscirlo a fare con questo progetto e questo documentario. Ora lo lanceremo, felici di poterlo condividere per la prima volta, è un'anteprima. Devo però premettere che ci sarà probabilmente un problema di qualità della nitidezza, perché la piattaforma ha
ci ha dato dei problemi con la connessione, quindi spero che potrà essere visibile poi in maniera molto più precisa e puntuale, però intanto lo dobbiamo vedere così. E quindi grazie di esserci, grazie a tutti e buona visione. Facciamole insieme un momento, la strada familiare e i nostri generosi pensieri. Verso mezzanotte ci mettevamo in moto per rincasare. Le 3 ore spese prima, in un fitto di scooter e le giubbe rosse, non erano bastate a farci svuotare il sacco. All'angolo della Via Maggio, col Borgo Santo Spirito, avremmo dovuto separarci. Io abitavo in fondo alla prima e tu in fondo alla seconda. Ma capitava sempre che una buona mezz'ora se ne andasse a discorrere su quella cantonata. A un certo punto tu mi dicevi: "T'accompagno un po', facciamo ancora 4 passi". Giunti all'altezza della Via Michelozzi, svoltavamo a destra, senza avercene comunicata l'intenzione. Proprio in questa via, al Pio Istituto De Bardi, Federico aveva potuto approfondire i rudimenti della figura e del disegno ornamentale. I suoi primi passi li aveva mossi da giovanetto nella bottega paterna, dove subito aveva dato prova di essere molto dotato. La madre Carmela era stata la governante del pittore americano Julius Rolchhoven, che si era trasferito a Firenze con un gruppo di artisti noti come i Duveck Boys. Rolchhoven aveva notato le doti di Federico allora dodicenne e lo mise a lavorare al cavalletto sotto la sua guida. Lo testimonia questo pastello del suo primo maestro, che lo ritrae giovanissimo e già conscio della sua attitudine. Al Pio Istituto De Bardi, Federico aveva anche frequentato la scuola di nudo dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, che all'epoca aveva spostato qui i suoi corsi serali. E vi si era distinto, vincendo per 2 anni di seguito, nel 1911 e nel 1912, il diploma di merito. Quello istituito dal marchese Ferdinando Frescobaldi, in memoria delle ultime volontà del suo antenato, il conte Girolamo De Bardi, che aveva lasciato tutti i suoi beni per la gratuita educazione dei giovani artigiani del quartiere. Gloria a questo istituto, con fede d'anima fiorentina, creato da lui alla compiuta educazione degli artigiani, e fatto quasi erede del suo spirito, legandogli le biblioteche, il laboratorio scientifico, le sue collezioni, quando il 28 febbraio 1829 uscì di vita con la visione dei nuovi tempi desiderati alle arti e alle industrie d'Italia. Federico era nato a Castel Fiorentino nel 1891, ma presto
la famiglia si era trasferita a Firenze per il lavoro del padre Angelo, che esercitava la professione di pittore e decoratore. A Firenze nasceranno gli altri tre figli, Alfina, Alberto e Achille, e tutti e tre i fratelli entreranno a far parte della bottega paterna, come nella migliore tradizione fiorentina, in cui ci si tramandava il mestiere di padre in figlio. Federico era cresciuto nel quartiere di Santo Spirito. Qui si era formato e aveva assorbito il fiero e orgoglioso spirito di appartenenza a questi luoghi. Beh, non potevano trovare un posto migliore in quel periodo per mille motivazioni. Firenze ha sempre avuto questa grande tradizione di rigattieri, di artigiani. In quel periodo tutta questa sua realtà, questa sua cultura, questa sua forma anche di attività economica ebbero un lancio clamoroso per almeno tre motivi fondamentali. Primo, con l'unità d'Italia l'aristocrazia fiorentina e toscana cominciò a essere tassata anche pesantemente, fino allora non lo erano, almeno i primogeniti, e quindi castelli, palazzi della campagna fiorentina furono venduti, alienati, quantomeno fu venduto quadri, furono venduti affreschi, mobili di ogni tipo, eccetera. La seconda cosa fu la chiusura voluta dall'Italia Unita di tanti conventi, furono chiuse anche delle chiese e quindi anche lì tanti oggetti sacri, tanti oggetti d'arte furono immessi nel mercato. La terza cosa, la distruzione che risale appunto agli ultimi 20-30 anni dell'Ottocento, del ghetto, del centro storico, per far nascere Piazza della Repubblica, che portò un'infinità di materiale, anche lapideo, capitelli, rosoni, e furono immessi nel mercato. E se, come ci dice Paolucci, no, che con la fine dell'Ottocento l'Italia diventa il museo del mondo, beh, di questo museo Firenze era la vetrina. Satrignano aveva all'epoca 6-7 mila abitanti, adesso ne ha meno della metà. E sia chiaro, non poteva sopportare tante persone in case umide, case dell'Ottocento, era diffusa la tubercolosi, il 40% della popolazione degli uomini erano schedati dalla polizia. Ecco, in questo mondo pure la nobiltà, la più illuminata, la più intelligente, oserei dire, voleva rimanere in queste zone, e nasceva questa saldatura che scavalcava la Firenze borghese. Vivere qua vuol dire vivere nella più apparente ristrettezza e invece in una vastità cosmica, mondiale. I fiorentini di oltranno sono veramente il campanile e il mondo. È un tessuto fantastico, il tessuto dove sono nato io. Il ferro e il legno, uno accanto all'altro, la doratura, la cornice, e perché no il tappezziere, è tutto collegato, è una cultura. Avere accanto a me un altro artigiano che come me deve inventare soluzioni ogni giorno per i pezzi che gli vengono portati, che lui... Beh, insomma, è fondamentale. Quindi una cultura, un mondo, una società di solidarietà meravigliosa. La famiglia Angeli ebbe l'intelligenza di scegliere per le proprie botteghe i luoghi di maggior passaggio in Santo Spirito, a Palazzo Rinuccini, che ora è sede di un noto liceo, e poi nella strada principale, San Prediano, ma alle spalle di Piazza del Carmine. Quindi gli Angeli non fanno altro che seguire una precisa regola degli affari dell'artigiano, che era anche venditore, che aveva bisogno anche di rapporti con la terra, e vanno ad abitare nella strada principale che è parallela all'Arno.
Da pochi anni era stata ricostruita sulle rovine del ghetto la Piazza della Repubblica. Molte di quelle persone erano state portate in San Frediano, in Via dell'Orto, in gran parte erano state costruite case per tutti loro e queste famiglie, via via che nascevano dei bambini, sentivano il dovere di portarli a vedere dove era nato babbo, nei luoghi da dove proveniva la loro famiglia. E la sera intere famiglie di persone cenciose, maleodoranti, si incamminavano attraversando il Ponte alla Carraia per venire in una sorta di pellegrinaggio in Piazza della Repubblica. A un certo punto la Firenze Borghese si ribellò a questo tipo di presenze e furono mobilitati addirittura i bersaglieri per impedire agli straccioni di Oltrarno di venire a visitare Piazza della Repubblica. Quindi cos'era l'Oltrarno? È sempre stato fuori le mura, è sempre stata un'altra Firenze, pur essendo in realtà il cuore e l'anima di Firenze. Siamo all'interno della prima cerchia di mura, cioè proprio la città delle origini, la città romana, quindi il centro storico per eccellenza. Questa torre è del XIV secolo, ebbe varie vicissitudini, però rimase nella sua struttura originale, che si è salvata dalle ristrutturazioni di fine Ottocento, finché nel 1904 fu acquistata da Elia Volpi, un grande uomo d'affari, anche sensibile alle arti, sensibile all'antiquariato, eccetera, allievo di Stefano Bardini. Elia Volpi, quando volle attrezzare per i suoi affari questa splendida torre medievale, riempendola di oggettistica del 300, autentica, meno autentica, eccetera, chi chiama a restaurare? Chiama appunto la Bottega degli Angeli. Tra il 1907 e il 1909, Federico insieme al padre aveva collaborato con Silvio Zanchi ai restauri del palazzo, in particolare riportando alla luce gli affreschi originali della Sala dei Pappagalli, reintegrandone le parti perdute. E negli stessi anni, con l'aiuto dei giovanissimi fratelli, ne replica l'impianto decorativo anche al Castello del Diavolo, sul viale Michelangelo. Questa era allora la dimora di Julius Rolshoven, che ben conosceva i grandi restauri di Palazzo Davanzati. Sin dal Rinascimento, Firenze, ma anche ovviamente tutte le città del centro Italia, si erano distinte per la capacità di produrre cassoni, tavoli, maioliche, quindi oggetti per la casa, che poi nell'Ottocento diventano decorativi. Elia Volpi a Palazzo Davanzati apre lo showroom, l'esposizione degli arredi. Tantissimi collezionisti li acquistano e cominciano a decorare le loro case riassemblando, ovvero si crea uno stile che non è necessariamente e filologicamente autentico, ma che è molto più accattivante. Quindi dal 1910 in poi nel 1916 con la prima asta che Elia Volpi fa negli Stati Uniti e poi fino al 29 quando esplode veramente, chiamiamola così, la mania del mobile rinascimentale fiorentino, questi oggetti erano richiestissimi. Elia Volpi fu capace di fare negli anni che vanno dal 1916 al 1926 sette grandi aste di oggetti fiorentini a New York. In una di queste, la prima, quella del 1916, vendette 1000 pezzi che gli resero $1 milione di allora. Questo per dare la dimensione della vastità di questo commercio. Quindi il ruolo che svolse la Bottega degli Angeli fu un ruolo fondamentale per tutta questa realtà fiorentina che dava lavoro a decine di migliaia di persone. Era l'itinerario invariabile di quelle remote notti.
Noi tentavamo allora di mettere al mondo l'uomo ideale che ci rubava il sonno. E poche decine di metri più in là, rieccoci all'imbocco di Piazza Santo Spirito, sotto lo stellato. Ci sedevamo sulla scalinata e riprendevamo a tessere il filo delle nostre fantasie. Ho appreso più in quelle appassionate sedute che non in uno sgobbo di decenni, fatti maestro e discepolo l'uno dell'altro. In questi anni di intenso studio e lavoro, anche le amicizie assumono un ruolo di rilievo. Federico comincia a frequentare gli ambienti artistici fiorentini dei caffè letterari, disegna il frontespizio della prima edizione della rivista Juventus, frequenta i giovani Papini, Prezzolini e Soffici. È la chiamata alle armi ad interrompere questo periodo fruttuoso. Nel 1912 Federico viene arruolato nel corpo militare sanitario nella guerra di Libia e rimarrà a Zoara quasi 2 anni. Nel suo taccuino annota con diligenza le sue impressioni di viaggio, ma anche i suoi impegni giornalieri e le massime che lo aiutano a superare quei giorni, appena ventenne. Dalle difficoltà nascono i miracoli. Chi vuole essere eccellente in qualsiasi arte deve da mani a sera non pensare ad altro, come diceva Reynolds. Inizia allora un'intensa produzione di acquerelli, per lo più commissionati dai compagni d'armi e dagli ufficiali. Questa pratica lo seguirà anche nella Prima Guerra Mondiale, in cui Federico viene richiamato alle armi sul fronte del Cadore. Nei momenti di tregua dipinge tra le montagne innevate, paesaggi solitari, ma anche allegorici. Durante la guerra nel 1915-18 Federico fu chiamato alle armi e rimangono di lui alcune opere che documentano anche una sua produzione personale, sicuramente di un grande lirismo. Finita la guerra, con il ritorno a Firenze di tutti e tre i fratelli, la bottega inizia a fiorire e lavora per numerosi antiquari e mercanti fiorentini. Si specializza nelle copie e nelle imitazioni dall'antico. Alberto Angeli, e si presume forse anche i fratelli, riceve la certificazione, la patente, chiamiamola così, di copista di galleria. Questa attività della realizzazione delle opere in stile parte proprio da uno studio attento dei capolavori, tramite il lavoro in situ, quindi in galleria, e tramite lo studio delle fotografie. Tantissime fotografie, Broggia, Linari, Sanderson, sono ancora conservate e servivano proprio per la realizzazione della copia. Nella bottega degli Angeli, quindi, una delle attività principali era quella del copista. Il mercato, infatti, non riusciva a soddisfare la richiesta dei pezzi autentici esistenti. Gli artisti erano molto apprezzati per la loro versatilità, cioè erano in grado di fare appunto sia copie da opere medievali sia copie da opere del Seicento, come per esempio Pannini o come le tantissime nature morte, tantissime composizioni floreali per cui erano richiestissimi.
Voi vedete qui un cassone con una scena di una visitazione, fra l'altro è interessante come la ricostruzione rinascimentale del soggetto non è mai filologica. Qui c'è un'ispirazione, c'è una combinazione di elementi che vengono da Ghirlandaio, da Albertinelli, e sono inseriti per esempio in un paesaggio con delle rovine che invece suggerirebbero un periodo più tardo. Questo è un esempio dei tantissimi lavori appunto realizzati negli anni 20 dalla bottega per quella che era la committenza sia italiana e poi vedremo straniera di oggetti d'arte decorativa. Federico, come anche Alberto e Achille, sono in grado di lavorare velocissimamente e possono produrre oltre 10 copie al giorno tra fondi oro e copie rinascimentali. Una capacità produttiva che li rende famosi anche negli Stati Uniti. Sulla scia della moda del momento, non solo si esportano opere originali e imitazioni, ma vengono costruiti interi palazzi in stile fiorentino. L'architetto Addison Mitzner e l'imprenditore Paris Singer, figlio del magnate delle note macchine da cucire, durante il loro ampliamento della città di Palm Beach, chiamano Federico e Achille in Florida. Questi ricostruiscono in parte le sale di palazzo d'avanzate nel grandioso palazzo in stile neomedievale realizzato per il petroliere Joshua Cosden. I due fratelli partiranno dal porto di Genova per la loro grande avventura americana. Ma mentre Achille rimarrà negli Stati Uniti, Federico alla fine del lavoro rientrerà in Italia. Landing first in New York, Federico and Achille took a sightseeing bus around the city. Peering into the second-story windows of the Fifth Avenue and galleries, the brothers were astonished to discover as many as 20 of their paintings, copies of old masters, Italian primitives, and 18th-century Roman landscapes placed in positions of honor amongst the merchandising on display. I fratelli scelsero delle decorazioni che si ispiravano direttamente alla cavalcata dei Magi in Palazzo Medici Riccardi. In questa fotografia si vede Federico sempre molto elegante, sempre in gilet, sempre in cravatta, nel cantiere della Villa La Guardiola. I bozzetti sono una rara testimonianza che documenta l'attenzione con cui appunto si realizzavano i particolari. Il 21 agosto del 1928 c'è una risposta di Alberto Angeli all'architetto Jacques Grébert. Si sta confrontando con l'architetto e con la contessa di Limours su quanto realizzare in questa sala, la sala della musica. La dimora viene comprata negli anni 20 da una signora elegante che si chiamava appunto Contessa di Limours, figlia di William Crocker, un magnate di San Francisco che conosceva gli Angeli per la loro attività negli Stati Uniti. La prima opera mostra un'idea, se vogliamo, è un acquarello su carta. Qui si vede questa bellissima figura alla quale arriva un putto con un bellissimo cigno in mano, quindi associata all'idea ovviamente di bellezza e di purezza, in una campagna toscana. Si stagliano i cipressi, poi ai due lati ci sono questi boschetti di lecci. Sicuramente l'ispirazione può essere alla lontana una primavera botticelliana.
La seconda opera è il bozzetto finito, molto dettagliato, addirittura questo bellissimo prato fiorito proprio alla Botticelli. E poi il terzo invece, il lucido su carta trasparente, che serviva poi per realizzare l'opera a grande scala. Con un pantografo si poteva poi aumentare le dimensioni e quindi passare dal disegno alla tela. Oltre a una decorazione appunto con sigla botticelliana, si trovano dei finti tendaggi, cioè anche questi sono decorazioni alla parete. Parlo sempre di decorazione alla parete perché non è mai tecnicamente solo affresco, come vi ho illustrato. Nel 1929 la villa viene acquistata da un architetto americano, Ogden Codman. Questo nome è fondamentale per quella che è la storia della decorazione dell'arredamento. Codman realizza moltissime dimore per i magnati di Newport, di New York, di Boston e fonda una partnership insieme a una scrittrice, Edith Wharton. Codman con la villa alla Leopolda voleva edificare concretamente il suo manifesto, rispondendo a quello che era la sua idea di classico, il suo concetto di classicismo nell'architettura. Quindi ha un equilibrio, un'armonia e una grande luce. Questa villa si differenzia dalle altre ville per la sua decorazione, un ambiente molto più mediterraneo, quasi esotico in alcuni casi. In questo caso i bozzetti sono stati realizzati per la grande orangerie, per la limonaia, che era uno spazio di ricevimento che si apriva proprio sulla costa. Telegramma del 1929 pare stringere i contatti ai fratelli Angeli per una sua residenza in Francia. Paris Singer aveva voluto questa villa, che si trova nella Costa Azzurra vicino a Nizza, per un amore che in realtà poi era finito con Isadora Duncan. Dopo le richieste venivano realizzati i bozzetti venivano spediti in Francia e poi una volta approvati, noi vediamo qui per esempio questo bellissimo bozzetto di tempera d'uovo grassa su cartoncino, una volta approvati si realizzavano le opere che venivano dipinte a Firenze a dimensioni delle stanze, quindi prima si facevano i rilievi e poi si realizzavano le tele. Poi queste tele venivano arrotolate, portate in loco, distese, attaccate alle pareti con colle animali e poi integrate. Cioè poi comunque c'era un lavoro di decorazione ad affresco e a secco finale. Tutto questo ovviamente serviva per velocizzare il processo e per far sì che si potesse utilizzare tutta quella che era la qualità e la quantità di maestranza presente a Firenze. In quest'altro bozzetto è interessante perché si vede la hall, questa grande sala, e la disposizione di quelli che poi sono le scene degli affreschi. Si parla per esempio anche nella varia corrispondenza dell'importanza di distribuire ai lati del camino le scene principali, le virtù e le allegorie scelte. Questo lavoro fu senz'altro il più impegnativo per la Bottega degli Angeli. Si erano incaricati della direzione dei lavori e oltre agli affreschi e alle decorazioni si erano occupati anche degli arredi.
che avevano commissionato alle eccellenze artigiane presenti all'epoca a Firenze. Per premiare la riuscita dell'opera, Federico viene invitato da Singer e dalla moglie a raggiungerli in una crociera sul Nilo nel 1931. In questo caso Federico, invece di utilizzare l'acquerello come diario di viaggio, ha realizzato una serie di fotografie di grande suggestione e taglio pittorico. E queste avrebbero potuto diventare altrettanti dipinti di ambientazione esotica. Intanto Alberto e Achille prenderanno strade diverse, ma il loro legame professionale continuerà attraverso una fitta corrispondenza in cui si passeranno informazioni sul lavoro e committenze, sui trucchi del mestiere e notizie sulle nuove tecniche. Alberto, il fratello di mezzo, rimane negli Stati Uniti e a New York apre uno studio. Si specializza nel restauro. Moltissime sono le opere che restaura per musei americani, fra cui il Metropolitan, il High Museum of Art di Atlanta e l'Hispanic Society Museum. Restaura, fra gli altri, la famosa Duchessa d'Alba di Francisco Goya. Invece Achille, il fratello più giovane, si specializza in quello che chiameremo l'interior design, la decorazione di interni, e rimane a San Francisco. Federico ritorna in Italia e sposa colei che era la sua insegnante di inglese, Lola Costa. Mio padre sentiva molto la necessità di imparare la lingua inglese per i suoi viaggi in America e anche successivamente per i vari rapporti nel lavoro. Si era iscritto alla Berlitz School of Languages e fu lì che mia mamma venne a Firenze per insegnare a mio padre la lingua inglese. Eravamo negli anni 30, la lingua inglese purtroppo non la imparò mai, però nel frattempo aveva sposato la sua insegnante. Allora Costa era un'abile pittrice e poetessa, e con lei che nel 1935 acquistarono questa dimora, Villa al Palmerino, e qui nacquero poi i figli. Lo studio è stato fatto tipo nel 35. E mio padre si è sempre un po' lamentato dicendo che questa luce doveva essere una luce del nord, mentre invece lì era una luce del sud, e questo un po' ne pregiudicava l'utilizzo. E fra l'altro nello stesso tempo si apriva anche il giardino con le siepi di ebosso e tutto il resto come si vede ora, disegnato sicuramente da mio padre, sì. Dopo il 1935 Federico si dedica a una pittura personale, più intima, fatta di riflessione e di meditazione. Con mia mamma erano riusciti a creare questa, diciamo, capacità di dipingere assieme, cosa che non è facile. Lavoravano insieme Lola e Federico con gli stessi soggetti, quello del limonaio in particolare, un paio di ragazze, di modelle, diciamo, che erano forse anche le amiche di mia sorella Matilda. E noi stessi, sì, e noi stessi, sì. Thank you.
lei l'aveva stimolato molto, perlomeno per la pittura contemporanea, mentre lui aveva una sicurezza assoluta per quanto riguarda il suo mestiere. Pur rendendo la sua pittura molto più contemporanea, lui aveva certe tecniche che non ha mai abbandonato. Per esempio, la tempera a uovo è un qualcosa che lui ha sempre portato avanti fino agli ultimi momenti. La tempera poteva avere un'aria di modernità maggiore di quello che non si pensava a quel momento con le varie avanguardie. Era un po' questo ritorno all'ordine di cui si è parlato molto in quegli anni. La bottega era stata tutta la sua vita. Questi restauri importanti anche esistevano tuttora, e come anche esistevano queste bellissime copie. Per esempio qui nella sala da pranzo avevamo un quadro bellissimo, ecco, era ammirato da tutti quelli che venivano e poi glielo chiedevano di venderglielo. Non era, come spesso succedeva con lui, non era una copia, era alla maniera di, ecco. La casa era una showroom, sì. Le gente che veniva per parlare di pittura, lavoro, eccetera, diceva: ma questo è bello, ma questo come mai? No. Poi alla fine lo compravano. L'ultimo lavoro che ha fatto mio padre era un lavoro abbastanza pesante, preso con i nostri vicini di allora di Villa del Ciliegio. Villa del Ciliegio era stata venduta ad un generale inglese di rientro dall'India. Questi signori Suren, una coppia molto simpatica, erano venuti molto spesso a casa nostra, avevano ammirato i quadri di mio padre e anzi avevano insistito perché lui facesse nella loro nuova casa un affresco del tipo di quelli che lui aveva fatto in America, a Palm Beach o in Costa Azzurra. Insistevano tanto perché questo lavoro fosse fatto e mio padre alla fine accettò, anche se la sua salute era molto in cattivo stato in quegli anni. Io accettai con piacere di aiutarlo, come lui mi chiese. La parete venne divisa in due livelli, il livello superiore con una soppalcatura che appunto serviva a mio padre per stare in alto. La parte inferiore erano soprattutto motivi geometrici, stemmi araldici, eccetera. Doveva essere fatta a fresco, cioè stendendo sul muro una malta fresca per poi mettere i colori principali prima che si asciugasse. Mi ricordo che mio padre fece i ritratti di tutte le persone della casa che erano coinvolte, oltre ai proprietari, ai domestici. L'autista venne ingaggiato a fare quello che reggeva i cavalli. Erano tutti dentro l'affresco. Alla fine questo affresco fu finito. Pochi mesi dopo, purtroppo, mio padre non ce l'ha fatta più
è morto. La signora Suren aveva avuto il desiderio di affrescare anche una piccola stanza di meditazione e lì mio padre aveva pensato di fare un decoro particolare, il vaio senese, un motivo geometrico bianco e nero. Io ricordo di averlo fatto e ricordo di averlo finito poi in tempo per consegnarlo. Da allora non ho più toccato un pennello, perlomeno per 50 anni. Federigo morirà nel 1952, a soli 61 anni. Questo rimane il suo ultimo affresco e, a differenza degli altri, non è andato perduto. L'orologio del campanile scandiva i rintocchi delle ore. Le due, le tre, ma chi le udiva? Poi le prime luci dell'alba. Ci salutavamo non proprio convinti che fosse giunto il momento di andare a letto. Una stretta di mano e via. Fido al riposo imminente, ci sorrideva la certezza che tra poche ore ci saremmo ritrovati a continuare il discorso rimasto in tronco. Con la nuova generazione, la Bottega degli Angeli si trasforma al femminile. Delle tre figlie di Federigo, la primogenita Matelda si specializza nei restauri e nelle copie, con una marcata predisposizione per la ritrattistica. Mentre Fiorenza, nata nel 1935, fin da bambina segue le orme del padre e inizia prestissimo a lavorare con lui. È nota per la sua abilità e per essere stata una delle più giovani copiste ammesse agli Uffizi, vincendo il concorso per entrarci con una copia da Botticelli, eseguita a soli 12 anni. Le due apriranno insieme uno studio nel centro di Firenze, in Via delle Belle Donne, poi trasferito a Villa Il Palmerino, quando Fiorenza rimarrà sola per la prematura scomparsa della sorella e dovrà dividere il suo tempo tra gli impegni lavorativi e quelli familiari. Beatrice si dedicherà al restauro della ceramica antica e del bronzo, lavorando presso l'opificio delle pietre dure di Firenze e partecipando sul campo a numerosi scavi archeologici in Grecia, Giordania e Siria. Oggi come allora i giovani discutono animatamente sugli scalini di Santo Spirito. Dimenticano il tempo che passa, trovandosi generazione dopo generazione a cercare risposte alle domande sul proprio futuro. Buonasera. Buonasera, siamo a Spazio Nota e siamo proprio nell'altra Firenze di cui parlava nel filmato
Maurizio Naldini, siamo appunto nel cuore dell'Oltrarno e siamo davvero molto molto lieti di essere stati coinvolti in questa bellissima presentazione di questo documentario straordinario, davvero, che nonostante appunto la qualità della trasmissione, purtroppo, ma abbiamo potuto apprezzare uno spaccato di storia molto interessante. E proprio per questo lasciamo la parola davvero ai protagonisti che sono stati appunto i veri e propri autori di questo filmato, per primo Pier Antonio Gottardo, regista del documentario, per un suo commento. Ok, allora, vabbè, intanto, come giustamente è stato detto, la qualità, chi vuole vederlo in una qualità HD potrà vederlo su YouTube, dunque tutti i momenti, la qualità sarà, su YouTube c'è il video è in HD, dunque tutti i vari problemi che sono stati visti nella diretta, quelli ovviamente non ci sono, questo è per lo spettatore. Cosa posso dire? Posso dire che è un'avventura, come diceva all'inizio Federica, che parte da lontano, per me parte forse da ancora più lontano, quando a Firenze è stata fatta una mostra in centro su Federico, ed è il mio primo incontro con la famiglia Angeli. Io ho visto questa mostra, molto bella, e è una scoperta. Dunque, successivamente entro in contatto con la famiglia Angeli, che nel corso degli anni ha cercato di valorizzare il patrimonio di famiglia, sia i quadri, ma giustamente ci sono acquerelli, ci sono delle fotografie, e col tempo questa cosa, lavorare nell'archivio, animare le foto, è una, da una parte è una sfida, dall'altra sicuramente è interessante valorizzare tutti gli aspetti, sia della vita di una persona che io ancor meno ho conosciuto, e dunque mi metto nella posizione di uno spettatore molto lontano, e mantenere i vari livelli, i vari punti di vista. Bisogna soddisfare Federica, che è all'interno della famiglia, e bisogna pensare anche a uno spettatore fiorentino e anche a qualcuno che non è fiorentino, che non sa assolutamente niente di come erano quegli anni, e dunque alla fine bisogna trovare un equilibrio. Cos'era Firenze un secolo fa? Nessuno si immagina che c'erano delle cose in un certo modo. E nessuno si immagina anche che la pittura e l'attività di una bottega artistica era così, ci si facevano le copie, si facevano i dipinti originali, e dunque ho cercato di tenere un equilibrio tra tutte queste cose e ovviamente di incuriosire ulteriormente lo spettatore. E spero che la cosa sia abbastanza riuscita. Vabbè. Assolutamente, davvero un capolavoro, e l'abbiamo gustato e abbiamo appunto la voglia di vederlo ancora meglio quando sarà possibile, ci rimane questo, però ecco, era un'atmosfera particolarmente anche interessante, anche sotto questa forma un po' confusa, sì. Ma le riprese erano bellissime ed è stato davvero molto, molto interessante nei vari aspetti, tutta la parte dedicata per esempio all'aneddotica, agli artigiani, eccetera, eccetera, che ha animato grazie alla sapiente voce di Maurizio Naldini, che appunto ha raccontato lo spaccato storico. Quello è stato... Quindi lascio la parola a Maurizio Naldini per un suo commento e che dovrebbe per il lavoro che ha. Esatto, lo sentiamo adesso. Buonasera Maurizio, ci sente? Sì, buonasera, grazie. Ecco, buonasera. No, noi siamo ripartiti a rivederlo, quindi stavamo ancora guardando e devo dire ero affascinato. Anche il montaggio, avevo visto delle riprese iniziali, sono innamorato di quelle dei due ragazzi che viaggiano in una Firenze notturna, complice il Covid, perché c'era, se non sbaglio non c'è nessuno, perché siamo chiaramente bloccati. E, affascinato da quello, ma anche dal montaggio, molto intelligente, molto sobrio, l'eleganza di Giuliano, la ricostruzione della professoressa,
tutto quanto. E poi un'infinità di notizie. Io frequento questa casa ormai da 40 anni, ma tante cose di Federico non le sapevo assolutamente. Bellissimo sì, sapeva, ha fatto la guerra, ma quelle foto che ha fatto durante il viaggio con i Singer, no? Cioè, meravigliose, insomma. Chiaramente potevano essere l'introduzione per delle pitture morali, insomma, quello che hanno potuto fare. No, veramente, veramente commovente. Poi mi sento un privilegiato di aver entrato in questa casa ormai da 40 anni. Sono veramente felice. Grazie, grazie Maurizio. E passiamo adesso la parola per un commento anche alla dottoressa Francesca Boldri, storica dell'arte, che ha partecipato attivamente al racconto, proprio sulla parte soprattutto storica della bottega, e appunto la vediamo collegata da Villa La Pietra, e quindi una battuta. Sì, buonasera a tutti. Quello che mi piace sottolineare oggi è questa versatilità e questa modernità che ha questa famiglia, no? Perché sicuramente la ricerca ogni volta, anch'io è da 2009 che ho conosciuto Federica Giuliano attraverso Cristina Cidini, che appunto mi semplicemente mi presentò per fare questo lavoro di ricerca, e io l'affrontai ovviamente da storico dell'arte, con tutto il rigore che necessitava la storia. Però nello stesso tempo c'era l'elemento luogo, il famoso genius loci, della villa, del palmerino, del giardino, dei profumi. Mi ricordo, eravamo aprile, una cosa sconvolgente. E dall'altra parte le storie, le tante storie. Quindi mi piace dire che quello che è caratteristico, e questo documentario, grazie davvero, perché lo riesce proprio a trasmettere, è l'elemento della piccola storia, cioè della famiglia, dell'intimo, dell'importanza della conoscenza, del dialogo, della trasmissione del sapere, però anche in una scala ampia, no? È banale, ma non è banale, perché questi artisti, artigiani, sono riusciti, anche senza imparare l'inglese, come mi raccontava sempre Giuliano, poi non ci credo, secondo me si arrangiava benissimo Federico anche con l'inglese, riuscivano a muoversi. Quindi di nuovo l'arte, l'artigianato, le mani, che ora stiamo riscoprendo in questo momento di difficoltà, no? Il saper fare con le mani, cucinare e fare l'orto, no? Siamo tutti a cucinare, fare l'orto e a disegnare, e il linguaggio diventa universale. Quindi io devo solo ringraziare, anch'io mi sento una privilegiata, perché da ormai più di 10 anni mi sento parte, non voglio dire della famiglia, ma sicuramente dell'ambiente del Palmerino. Grazie. Grazie mille Francesca. Sì, in effetti anche noi stavamo valutando quanto quanta attenzione in più ci sia proprio in questo momento del fare con le mani. Abbiamo da poche ore chiuso un corso, pensate, di sartoria dedicata al corteo storico fiorentino, e devo dire che abbiamo avuto un'affluenza rispetto a poco tempo fa davvero raddoppiata, proprio per la volontà di ritoccare con mano e di avvicinarsi ancora di più all'arte. Certamente noi siamo come dicevo prima, nel cuore di queste attività, e apprezziamo tanto questo tipo di racconto storico, e continuiamo, e la nostra vicinanza con l'associazione anche il Palmerino, a cui veramente va un ringraziamento per averci coinvolto da tempo ormai nelle attività dell'associazione, con Spazio Nota, con Associazione OMA, che coordino, e appunto grazie sempre al contributo della Fondazione CR Firenze riusciamo a fare tante attività insieme e a scoprire quanto effettivamente di storico e di importante la nostra Firenze ci sa raccontare. E a questo punto volevo lasciare la parola a Giuliano Angeli, che è la testimonianza proprio familiare, quindi che è appunto figlio di Federico, e quindi lascio la parola appunto a Giuliano.
Giuliano qui non è. Che spero sia. Ah, ecco. Allora, no, allora dobbiamo forse prendere la parola a Federica. Pensavo fosse al Palmerino, così mi era stato indicato, e invece in realtà forse non è. Federica, apri il microfono per favore, perché non ti sentiamo. Ecco, torno per un saluto a tutti, anche appunto da parte della famiglia. Giuliano non è riuscito a arrivare in tempo per questa diretta, però vi saluta tutti e ringrazia, come faccio anche io, insieme penso veramente di poter raggruppare tutto il Palmerino in questo saluto, e a tutti quanti, a tutti gli interpreti e non solo, anche a chi ci ha accolto, quindi grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buonasera.